La festa odierna è veramente il culmine di tutto l'anno liturgico. Certo, l'anno liturgico, adesso ascoltando voi che cantavate, ho detto, beh, lo Spirito Santo ha lavorato sulle lingue vive, cercare di rianimare una lingua morta mi sembra di poco successo, ecco, però ad ogni modo è comunque il culmine dell'anno liturgico, e nel senso che è davvero culmine sia della creazione, dell'incarnazione e della redenzione. E si discute tra uno evangelista e l'altro se era il 50° giorno o lo stesso giorno della Pasqua, poco importa, quello che conta è che è parte integrante della Pasqua. Poi ogni apostolo, ogni evangelista cerca di mettere in rilievo una cosa, ma ciò che è importante e comune a tutti, che fa parte della Pasqua. Dunque abbiamo detto che è il culmine della creazione, en ephesisen in greco, l'unica volta in Nuovo Testamento ha soffiato dentro di loro. E nell'Antico Testamento, in traduzione greca, questo termine viene proprio nella creazione dell'uomo, quando Dio soffiò. È interessante perché quella volta ha soffiato su un uomo e fu creato Adamo. Adesso soffia sui uomini e fu creata la Chiesa. Come adesso ha soffiato sulla comunità, quella volta su uno. Poi adesso da questi uomini nasce la Chiesa, quella volta Eva, da Adamo. Allora è veramente il compimento. Adesso non si tratta più di un uomo, ma di una comunità, perché la vita che è soffiata per se stesso è la comunione. È una vita costituita come comunione delle persone. Si diventa viventi in modo di donarsi da quel soffio e poi. Però c'è un dramma, perché noi già al battesimo abbiamo imparato che le relazioni sono normalmente asimmetriche, raramente sono simmetriche nella storia. E infatti può succedere che si cominci a vivere da dono, da capacità di donarsi, ma può succedere che non si è accolti nella relazione. Perché? Perché la storia conferma continuamente asimmetria delle relazioni. Tanto è vero che Cristo, morendo, ha consegnato lo spirito, il respiro. Allora siamo nell'opera della redenzione, in una profonda asimmetria assoluta tra Dio e l'uomo. Lui, morendo sulla croce, consegnò il suo respiro. E noi cominciamo a vivere con il senso della croce. Si potrebbe addirittura dire da crocifissi, perché abbiamo ricevuto lo spirito di uno morendo sulla croce. È molto feroce la vita che ci viene soffiata, perché è asimmetrica. E continuamente scopriremo che le parole che ci diciamo nella storia ad un tratto possono cambiare. Non hanno più lo stesso senso. E la simmetria creduta diventa un dramma di asimmetria. E perciò si muore. Chiunque ha accolto il respiro del crocifisso, la consegna a noi dello Spirito, morirà. Perché il dono muore. Ma è interessante che quando si muore, non si muore più, ma si consegna lo Spirito. E sempre ci sarà qualcuno che lo raccoglie. Sempre. Non tra i tuoi, ma da qualche parte del mondo ci sarà qualcuno che coglierà questo respiro, così come fu quel romano
che non fu un ebreo, fu un pogano, ma ha raccolto lo Spirito. E allora anche quello comincerà a vivere a modo del dono. Gli scienziati dicono che l'acqua è sempre quantitativamente uguale da quando fu creata, che non abbiamo perduto neanche un millimetro di acqua da quando il mondo fu creato, solo che si muove ed è in diversi stati, eccetera, però sempre la stessa quantità di acqua. Ecco, io penso che non così, evidentemente, ma è un'immagine buona per capire come vive la Chiesa. Perché la redenzione si compie nel corpo di Cristo, nella asimmetria della comunione, dove uno muore e consegna lo Spirito, e un altro lo prende e comincia a vivere così. Perché solo così si evangelizza il mondo. Quando nel Vangelo di Giovanni fu il momento dell'evangelizzazione, Cristo raccontò l'esempio del chicco di grano. Ecco, allora noi ci stiamo passando attraverso questo respiro del crocifisso, il soffio della vita. Il Figlio ha assunto la nostra esistenza umana per farci vedere a che serve l'umanità, qual è il suo senso, cioè morire come dono. E adesso abbiamo la vita che ci porta a questo. E questa morte è sempre in una asimmetria, o perché percepisci che la vita ti scorre e ti scivola, e allora la stai perdendo e un altro ce l'ha, oppure perché semplicemente si muore, perché la storia dell'umanità è asimmetrica. Ma ad ogni modo il respiro viene sempre preso da qualcuno, perché noi lo torniamo al Padre per mezzo degli altri che lo colgono e vivono. La Chiesa è un organismo vivente. Quante volte Padre Spillich mi diceva, guarda, sempre quando è una Pasqua, sempre tu vivi il mistero pasquale integralmente. Da un lato stai morendo e dall'altro percepisci il dono della vita. E allora passiamo alla risurrezione. Per questo si risuscita, perché si vive così. In una vita nuova che vive liberando l'altro da un passato su cui si è fissato perché è un peccato. Perché adesso noi traduciamo, ma per spiegare spiritualmente meglio penso che conviene un pochino lavorarci sopra, no? Afeontai viene tradotto a chi perdonerete, ma di per sé la parola apochemi significa un lasciare andare, a liberare, non trattenere, non tenere, non far rimanere, non fissare la memoria su qualcosa, non fissarsi su un passato segnato dal peccato, ma questa vita che ci viene data ci libera di questo. Cratete, che significa esattamente opposto, cioè far rimanere, far trattenere, riconoscere un rifiuto come uno stato, perciò imputare una ingiustizia presente, mentre di là è liberare un passato da peccato, già che la giustizia significa proprio accoglienza. Tanto è vero che nel Giovanni 9,41 Cristo stesso dice: il vostro peccato rimane. Perché? Perché non mi avete accolto. E allora vediamo, abbiamo visto che veramente il culmine della creazione, della redenzione compiuta con la risurrezione. All'inizio soffia Dio, che di per sé è una immagine del vento, no? Vento come immagine di Dio. Dio soffia sull'uomo. Poi, assumendo la realtà umana, si serve di questa esistenza umana da crocifisso a consegnarci la vita, il respiro.
e poi ci soffia di nuovo, perché l'umanità sua ha cominciato a esistere secondo Dio. All'inizio Dio soffiò e adesso Figlio risorto soffia. Non consegna come nella morte, soffia, perché adesso la sua umanità è veramente secondo Dio e dunque di nuovo soffia per consegnare la vita. E con che cosa si fa riconoscere? Con le ferite glorificate, che sono testimonianza della stessa vita, quella consegnata da crocifisso e quella soffiata da risorto. Perché è risorto? Perché si è donato. Sono cose non separabili. E chiunque cerca di separare il mistero pasquale comincia una patologia di qualsiasi livello. È una unità totale. Perché è una memoria che è un amore, una memoria che si traduce nell'amore, è una memoria che ci libera, è una memoria di una storia di salvezza. E chi c'ha questo soffio vive la sua storia come la storia della salvezza, anche da crocifisso, perché è la storia della salvezza. Ma una capacità di lettura così è legata al dono dello Spirito, altrimenti non si può. Non si può leggere la storia. E per questo questa festa è legata alla missione della Chiesa, perché il mondo vivrà sempre nella simmetria. Noi siamo chiamati e mandati per far una lettura vissuta di questa simmetria che lo Spirito Santo colma in questo stile di vita.